Buonasera, Presidente della Fondazione Post. Come vedete mi trovo all'interno della Fondazione e questa sera, rinnovando la collaborazione con il Loftin Festival, il Festival dell'Amore di Perugia, diretto dall'amico Daniele Corvi, andiamo a introdurre un libro molto, molto interessante su un personaggio veramente diciamo noto al pubblico italiano per una famosissima interpretazione, ma un personaggio di un grande spessore. Oggi con noi, oltre a Daniele Corvi, che è il direttore del Loftin Festival, buonasera Daniele e benvenuto. Grazie, Abbiamo grazie. l'assessore Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia. Buonasera Leonardo e benvenuto. Buonasera a tutti. Abbiamo Fabio Melelli, critico cinematografico, ed il nostro... Prego, Fabio, Buon ciao. pomeriggio, grazie dell'ospitalità. Ed il nostro ospite d'onore, che è Urs Althaus, fotomodello ed attore e imprenditore svizzero, noto in Italia per la famosissima interpretazione di Aristoteles nella celebre commedia L'allenatore nel pallone con Lino Banfi, e poi io me lo ricordavo benissimo nell'interpretazione di Fra Venanzio nel Nome della Rosa accanto al grande Sean Connery. Il mio sarà soltanto un saluto brevissimo, rinnovando il ringraziamento sia a Daniele Corvi che all'amministrazione comunale e all'assessore Leonardo Varasano per questa occasione. Questo è il libro che oggi andiamo a presentare e è un libro molto, molto significativo, non soltanto per la storia di Urs come attore, come fotomodello, ma soprattutto per la sua vicenda personale, perché Urs era ed è un giovane fotomodello svizzero con la pelle nera e con il titolo, diciamo, molto poco politicamente corretto, perché adesso probabilmente è un titolo che nemmeno verrebbe accettato, ha avuto delle esperienze molto, molto faticose. E nel libro una in particolare diciamo, mi ha portato una riflessione, poi spero che Urs ce la racconti. Quando lui, già fotomodello famosissimo, è stato il primo nero nella copertina, sulla copertina di GQ, che era la più importante rivista di moda, andò in Sudafrica. Nella Sudafrica dell'apartheid, non parliamo di 100 anni fa, ma parliamo di qualcosa che è accaduto 40 anni fa, si scontrò con la realtà locale del grave pregiudizio nei confronti degli uomini e delle donne di colore. E Urs lo racconta questa vicenda con una sobria eleganza e anche quasi con un distacco quasi divertito. E quindi complimenti Urs perché hai saputo rendere lieve una vicenda che probabilmente è stata molto faticosa dal tuo punto di vista personale. Ringrazio ancora tutti quanti, la parola a Daniele Corvi e buon ascolto a tutti. Grazie. Grazie Francesco e grazie a tutta la squadra del Post per aver creato questa sinergia per un evento così trasversale e denso di significati. Grazie anche all'amministrazione comunale e all'assessore alla cultura Leonardo Varasano, che non si limita solamente a fare i saluti istituzionali, ma legge, studia i libri e adesso lo vedrete anche a recensirlo in maniera considerevole. Grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il sostegno e anche ai soggetti privati come l'RM Antincendi che sono sempre vicini a queste manifestazioni. E poi soprattutto grazie all'amico, il professor Fabio Melelli, che mi ha suggerito questo libro e io ho accettato di buon grado e con grande entusiasmo perché, pur essendo nato dopo l'allenatore del pallone, sono sempre un fan di questo film che tra l'altro viene continuamente trasmesso sulle reti nazionali. Pensiamo anche alla notte di Capodanno su uno dei canali Mediaset, c'era proprio l'allenatore del pallone 1 e 2 a seguire. Approcciandomi a questo libro, pensavo di trovarmi di fronte a una commedia leggera, divertente, ma il libro è veramente molto, molto, molto di più. Tocca tematiche delicate, come ha detto Francesco, quella del razzismo o della droga. E ci fa entrare anche in mondi incredibili,
come quello della moda, quello del cinema, della televisione e poi, perché no, anche quello del calcio, perché Urs, oltre ad essere stato un top model di fama internazionale, lanciato da Yves Saint Laurent, ha lavorato con Kenzo, con Armani, con Valentino, insomma con il meglio del meglio, scoperto da Lina Wertmüller e poi addirittura ha diviso la scena con Sean Connery, è diventato anche un'icona del mondo del calcio, perché non c'è nessuno che, da, come si dice sul libro, da Como a Reggio Calabria, che non conosce Aristoteles. E Aristoteles è un po' un simbolo soprattutto per gli appassionati di calcio e anche del calcio di provincia, come può essere Perugia, perché quell'Aristoteles lì con quel Oronzo Canà può molto ricordare un certo Perugia di un certo Serse Cosmi con Nakata, Rapaic, che in maniera rocambolesca ma con grande cuore, con una grande grinta, riesce ad arrivare a una salvezza insperata. Quello che però mi interessa, noi toccheremo soprattutto tematiche di questi mondi fantastici come il calcio con l'assessore o con il cinema con Fabio, ma anche tematiche come la droga. Quello che mi interessa e che giustifica anche la presenza di questo libro all'interno del palinsesto di questa anteprima dell'Off Film Festival è il fatto che comunque emerge un messaggio in amore bellissimo, che è in un rapporto tra un figlio e una madre. Oggi è la festa dei papà, auguri a tutti i papà, in particolar modo all'assessore che è papà da poco, però dobbiamo celebrare questa mamma che ha avuto la forza e il coraggio di crescere un bambino nella Svizzera tra gli anni 50 e gli anni 60, una Svizzera anche per certi versi razzista, ma dandogli, sacrificandosi, facendo più lavori e comunque dandogli quell'amore, quelle locazioni che poi sono stati determinanti per Aus riuscire a uscire da situazioni molto difficili, come poteva incappare anche un giovane che si avventura in questi mondi così affascinanti, così pieni di sorprese, ma anche pieni anche di insidie. E quindi il libro a cui poi è dedicato alla mamma, quindi per me quello che più ha colpito è proprio questo messaggio d'amore. Infatti Urs dedica non solo alla sua mamma, ma a tutte le mamme. Quindi adesso ci addentreremo in quest'arco temporale dal 1977, quando viene pubblicato per la prima volta in una copertina JQ un modello nero, ed è questa copertina qui, e c'è proprio Urs Althaus, fino al 2009, quando viene terminato questo libro che diventerà poi un bestseller in Svizzera, e da pochissimo, da pochi mesi, e anche in Italia, e Perugia, l'Off Film Festival, insieme al posto, al comune di Perugia, hanno l'onore di accoglierlo. Per proprio dettagli tecnici comunico che si può ordinare online ovunque, chi ci seguisse da Perugia, la libreria Feltrinelli lo può comodamente trovare. Mi sono fin troppo dilungato, quindi adesso passo la parola all'assessore Varasano. Grazie Daniele, nel frattempo io stavo sfogliando le foto a corredo del volume che stanno nella parte conclusiva. Saluto e ringrazio te, il Off Film Festival, ringrazio il presidente Gatti che ci ospita idealmente, che è sempre, come dire, al nostro fianco. Ringrazio Fabio Melelli, ma soprattutto ringrazio Urs. E lo ringrazio per questo volume che ho letto tutto di un fiato e che ho molto apprezzato perché l'ho trovato splendidamente vero, terribilmente vero. Diceva Francesco Gatti in apertura, dice: Urs è un uomo di grande spessore. E io vorrei sottolineare che questo spessore sta proprio nell'umanità, un'umanità che viene concentrata in questo volume in cui lui si mette a nudo, dando tutto se stesso e non nascondendo nulla, perché si ha proprio l'impressione di una confessione, ancora più vera, come diceva Daniele, in un capitolo che sta in mezzo e che è una lettera aperta alla madre, in cui Urs, come dire, si confessa, le chiede perdono e riceve il perdono. È un capitolo bellissimo che in un qualsiasi volume sarebbe stato, come dire, all'inizio.
o alla fine, invece hai scelto di metterlo in mezzo. Io ho immaginato che quel capitolo sia il cuore del libro, il cuore ideale di un libro, per questa mamma a cui devi tanto, rispetto alla quale ti confessi, le tue debolezze, le debolezze che percorrono tutto il volume. Perché è una cosa che ho apprezzato di più, perché di solito i lati oscuri si tendono a nascondere, invece Urs li mette tutti a nudo. Io, Urs, ti confesso, mi sono approcciato al libro, ho aperto queste pagine con un'idea completamente diversa, perché per me, per la mia generazione, tu sei essenzialmente Aristoteles, e non sei solo quello del film, ma sei il modello che i tifosi desiderano, cioè quel calciatore che va controcorrente, e anche quando ci sono questioni economiche per cui tutti si mettono d'accordo, no, va dalla parte dei tifosi in qualche modo, dalla parte della verità, dalla parte del calcio pulito. E allora ho scoperto, e poi magari mi piacerà interloquire su altri aspetti, che c'è a monte di tutto una genuina passione per il calcio, perché tu nasci con questo sogno, lo ricordi più volte, il sogno di diventare calciatore dello Zurigo, poi, come dire, giocherai nel Basilea, poi anche per un infortunio di fatto, oltre che per un'altra strada che si apre, come dire, abbandonerai il calcio, ma non abbandonerai mai quella passione. Tanto è vero che anche quando diventerai, come dire, un personaggio nuovo dello Star System, un modello di grande rilievo, appunto quello della copertina di GQ, però ricorderai con piacere la conoscenza d'incontro con Beckenbauer, la conoscenza d'incontro con Pelé, a cui appunto ricorderai ad un certo punto, in un determinato momento, le tre volte che lo hai incontrato nella tua vita, e racconti anche proprio il rilievo umano di Pelé, l'umiltà di Pelé, che quasi ti scusa perché non ti ricordava il tuo primo incontro, vero? L'ho letto con grande piacere, così come a un certo punto nella tua vita incrocerai Jürgen Klinsmann. Però c'è il mondo del calcio, c'è in quel capitolo che riguarda quelle poche pagine in realtà, che riguardano l'allenatore del pallone, dove tu ricordi un Ancelotti particolarmente disponibile nello spiegarti come si calcia una punizione. Questo do l'anticipazione rispetto alle questioni cinematografiche che di cui parlerà Fabio Melelli. Tu quella punizione, la punizione del gol vittoria Longobarda, l'hai proprio calciata, non è con le dritte di Carlo Ancelotti. E qui, appunto, per riportare la tua passione per il calcio, in questo brevissimo capitolo che si intitola Gran calcio all'incrocio dei pali, proprio in ragione di quella memorabile punizione per la squadra di Ronco Canale, tu apri ricordandoci, cioè tutti noi che siamo appassionati di calcio, come Daniele, come altri, queste parole: una premessa per tutti, scrivi, bambini, ragazzi, ragazze, uomini, donne, il calcio è un gioco. Non come gli scacchi, come insegnano oggi gli allenatori alle squadre, non è filosofia, come strombattono i giornalisti in televisione, non è un combattimento, uno stress, una guerra. Il calcio è un gioco meraviglioso, con regole molto semplici. La palla deve andare in porta. Chi ti arriva tra gli 11 giocatori di ogni squadra non importa, lo scopo è sempre lo stesso, buttare dentro la palla. Allora ho voluto leggere queste poche righe perché sono in qualche maniera, come dire, la tua idea del calcio, ma anche, mi permetto di dire, l'idea della vita che traspare, cioè l'idea di una passione genuina, di qualcosa di vero, che c'era in Aristotele, ma che c'è in lui per tutto questo volume. Questo volume in cui, dicevo, mi sono apprestato a leggere, l'ho letto come tifoso, poi invece l'ho letto con altri occhi, con gli occhi e il cuore di chi ascolta, un uomo che dona tutta la sua vita. Mi ha colpito molto, come tu racconti, quasi con un candore strano, che può essere utile a molti ragazzi che sceglieranno di leggere
queste pagine, il tuo approccio e la tua caduta con il mondo della droga. Un approccio che è quasi casuale, quasi un dover essere all'interno dello Star System. Ti racconti la prima volta quando avevi cominciato a frequentare queste notti dorate, ma in realtà pericolosissime, dello Studio 54, dei locali di alta moda, eccetera. Racconti la prima volta in cui ti viene posto un vassoio di cocaina. Lo fai con la naturalezza appunto di cui si confessa, per poi portarci in questa spirale di alti e bassi, altissimi e bassissimi, fino al crack, fino dopo aver toccato il massimo, hai toccato il minimo, eppure sei qui, ci racconti questa tua testimonianza preziosissima. Ti dire, io sono partito con gli occhi del tifoso, invece oggi lo consiglierei da genitore. Lo consiglierei da genitore e lo consiglierei anche, come dire, da studioso, perché raramente ci si mette a nudo con questa forza e con questa credibilità. E allora io ti chiederei, come dire, di raccontarti come queste due cose, la tua purezza di ragazzo proveniente dalla Svizzera, senza papà, senza aver conosciuto il papà, fortemente legato ad un contesto, come dire, mellifluo, come quello che ci racconta all'inizio, quello dell'accoglienza che trovi in un ambiente come quello della Svizzera, nonostante tu sia un bambino senza papà, un bambino nero, e sei tu che dici, certe volte sono io che credo di essere razzista, perché prevengo quello che gli altri possono pensare di me. Invece all'inizio poi troverai anche quello, come ricordava, anche quell'aspetto negativo, come ricordava Francesco, però all'inizio, come dire, vivi una vita tutto sommato dorata, fatta della fatica di tua madre, questa grande donna che ha descritto sommariamente Daniele. Poi però da questa semplicità entri in un mondo più grande di te, che un po' ti trascina. Un po' di trascina in cui sei, come dire, complice, ma anche vittima. Allora io vorrei che, al di là del personaggio Aristoteles, che rimane, come dire, immortale nell'immaginario di noi italiani, di noi tifosi, tu raccontassi, a beneficio dei ragazzi che ci seguono, quello che è stato il tunnel della droga. Perché lo racconti con grande veridicità, con grande naturalezza. Allora io vorrei che tu innanzitutto condividessi con noi, come hai fatto in queste pagine, come si potrà trovare per chiunque vorrà leggerlo, ed è una lettura che come dire consiglio, che tu raccontassi come si cade e come si risorge dalla droga. A un certo punto c'è un passaggio che mi ha colpito tra i tanti. Quando tu, come dire, sei proprio nel baratro, nelle varie droghe, nel crack, eccetera, chi ti aiuta? Chi ti aiuta per uscirne? E lì, anche lì, come dire, lo Star System sa dare un consiglio sbagliato, perché ti indirizzano verso una casa di recupero scintillante, ma poi ti viene detto, con quella non si esce. E tu uscirai diversamente. Allora io vorrei che tu raccontassi queste montagne russe, che possono essere precisamente educative, così come educativi le ho trovate io. Grazie, Urs. Primo, grazie per l'invitazione. Buonasera a tutti, buonasera a Berruccia. Grazie a voi. Questi ultimi momenti per me è stato molto emozionante. Grazie per tutto. We're online? Sì. Ok. Io non ho capito qualcosa. Tu hai una domanda a me? Sì, sì, una domanda. Se ci racconti, diciamo, il tuo ingresso e la tua uscita dalla droga. Ecco, come se tu parlassi ad un ragazzo. Sì, capito.
Sì, perché a questo tempo, no, quando io con 21 anni ero arrivato a New York, per me è stato un mondo nuovo, perché dopo 2-3 mesi ho ricevuto, come ho detto, il copertino del GQ. E a tutti i parti a questo tempo è stato normale, tutta high society, tu è entrato in una casa, qui c'è un po' cocaina, qui è tutto troppo qui. It was like, e tutti prendiamo, no? Ecstasy, tutti quelli droga. So, all'inizio io prendo solamente come un party droga, ma quando mia vita è andata più male, io ho perso più. E questo penso è la difficoltà, perché prima tu ricevi quel alto, no? E tutto va bene, ma quando prendi troppo, e c'è una cosa terribile, no? E al fine io lo so, un giorno, quando io sono stato veramente al Batman, io ho andato per prendere aria fresca al Central Park South, dove io ho abitato prima, e stato per ore a questa panchina, e ricordi il momento dove io piangere, no? E ho pensato, ma che fai con tua vita? Tua mamma è stata così forte con te, e lei ti serve una cosa diversa. E a questo momento io piangere, e veramente andato al mio nì, come dice Almanis, sulle mie ginocchia, in ginocchio. Sì, ginocchio. E ho detto, Dio, prego, help me. E io lo so, a questo momento siete necessario per me per decidere, per vivere o morire. E io ho visto questo coso, è così chiaro, no? E dopo questo io ho telefonato a un amico di me, un fotografo e carissimo amico, e ho detto, senti Francis, io ho veramente un problema, no? E lui ha detto, sì, lo so, io ho visto. E io ho detto, senti, io non lo so dove abito, niente. E lui, quella grande a Soho, quella grande casa, lui ha detto, tu vieni a me. Ma mia mente è stata così strana, no? Io ho detto, ti prego aiutare me, perché io lo so, anche tua moglie è stato molto stato droga, no? E lei è andato al molto conosciuto Betty Ford Clinic. Lui ride, no? Lui ride, ha detto, senti baby, questo serve niente, costa tanto soldi, tu vada al NA, a Narcotics Anonymous, e lo stesso per la droga come alcohol, E dopo io ho andato qui, ogni giorno per un meeting, per un anno, anche scrive al libro tutti di queste cose, no? E così dopo un anno, e tanti io ho ricevuto tanti aiuti di tutti quelli drogati che è clean, e dicono clean, thank God, se è possibile per me per uscire, e comincia ancora nuova. Ma quando tu sei in droga è una cosa terribile. Io penso questo, il capitolo a mio vita è troppo nero. È una cosa difficile, e qua, e io tante volte penso anche tutti quelli amici, no, che non è stato così fortunato come io, è morto. E io penso è veramente cosa io what I learned, ho imparato. Sì, se necessario per fare a te la decisione, io vorrei vivere. E quando tu fai questo, non tocco niente, ma questo tempo, questo processo è incredibile. Questi momenti, cose tu
ogni secondo, ogni ora, ogni minuto, no? Quando è difficile, tu dica, non prendi adesso una tocca, non vuole, non vuole, no? È necessario per cambiare tutto. Se è necessario per cambiare i tuoi amici, non bevono, e non, è necessario per cambiare tutti i posti che tu hai andato per fare parte. E questo, I was lucky, sono stato fortunato per fare questo, ma io mai vorrei fare questa esperienza ancora, cosa bruttissima. E sono molto lucky e grazie. Ma anche penso, perché è stato anche incredibile per me, perché noi in Europa, in Svizzera, no? Quando tu sei sotto, a Svizzera noi c'è un sistema politico, il società di trovare un altro chance. In America no, e perché è stato un po' conosciuto in America, dopo 3-4 mesi è andato anche a scuola per parlare di droga. E una volta sono stata invitata a un villaggio, quelli chiamano the village of the people of the unwanted children, non lo so come dice questo in italiano, the village of the unwanted children, del villaggio dei bambini che nessuno vuole, no? E quelli stati forse 14-15 anni. Dopo io ho entrato e ho detto tutte quelle cose che io ho detto adesso, no? E un ragazzo forse 13-14 anni guarda e mi ha detto, ma senti, chi sei tu? Perché tu dici a me non prendere la droga? Io senza parenti, non ho famiglie, non ricevere niente, ma quando io mi faccio la droga, vendere droga, sono una vita bella. E questo io piangere, no? Perché tutti questi bambini, c'è non una famiglia, è difficile. E per quelli finalmente, quando lei non lucky to get out of della droga, quelli morire o criminali. E quando io ho capito questo, io così paura, io ho detto ok, basta, io ritorno a Svizzera. Dopo un anno, quando io lo so per me, ok, adesso per un anno tu non bevuto, tu non prendi una droga, io ho chiamato la mamma e ho detto io ritorno. È stato molto importante e dopo io sono stato al montagna e cambiato tutto, no? Per 7 anni non ho lavorato, fatto niente del cinema, anche fermato della moda e fatto un'agenzia del moda. Ma questo è stato mio vita molto importante, perché ogni giorno c'è un lavoro alle 9 come alle 6. Bene, adesso dopo questa importante pagina, anche dolorosa, ma che dà tanti insegnamenti, andiamo un po' con Fabio a vedere le punte di successo, soprattutto con il cinema. Allora, intanto, buonasera o buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie ancora di cuore ad URSS per aver partecipato a questo evento. Io naturalmente mi accodo poi a quelli che sono stati i complimenti relativamente al libro, che è un libro effettivamente che trasmette una grandissima umanità. Ecco, questo è proprio un libro che è un romanzo. Non voglio dire URSS, ma io credo quasi che la tua vita è una straordinaria sceneggiatura, no? Cioè questo romanzo è in qualche modo la sceneggiatura di un film che credo a tutti noi piacerebbe vedere, no? Perché è una vita che è strutturata, proprio come diceva prima anche Leonardo, anche con dei tempi narrativi che io trovo perfetti. Quindi veramente io auspico, magari mi auguro, forse magari c'è anche qualcosa, non lo so, che possa riguardare un'eventuale trasposizione per immagini di questo, per me, straordinario libro, perché naturalmente è un libro che
racconta la vita di un uomo, naturalmente la vita di un uomo che ha lavorato in tanti campi diversi dello spettacolo, quindi a partire dalla moda, ma non solo. A me ha incuriosito anche la tua attività a un certo punto di disc jockey, no? Che inizia lo studio 54, poi dopo riprendi, no? È comunque qualcosa, cioè voglio dire, si scopre sempre qualcosa leggendo libri così. Io volevo semplicemente dire così due parole, poi ti volevo fare una domanda relativamente anche alla tua filmografia, perché noi abbiamo citato prima dei film, appunto L'allenatore nel pallone, Il nome della rosa, che sono quelli forse per i quali sei più conosciuto. Però bisogna anche ricordare che la filmografia di Urs Althaus è una filmografia molto articolata, è molto interessante, perché Urs come dire, inizia ad accarezzare, per così dire, questa carriera d'attore cinematografico grazie a Lina Wertmüller, per un film poi che purtroppo non viene realizzato. Sarebbe stato un film molto importante, un film che avrebbe dovuto chiamarsi Miracoli e peccati di Santa Tieta d'Agreste, quindi diretto da Lina Wertmüller ed interpretato da Sophia Loren, ma anche con tanti altri grandi attori che testimoniano la caratura internazionale di questo progetto: José Ferrer, Ugo Tognazzi, Yves Montand, ecco, basterebbero questi attori. Questo film in realtà non si fa, però induce in Urs anche la voglia di prepararsi anche come attore, no? Io ho trovato per esempio anche questi riferimenti ai corsi che tu, Urs, fai, no? Cioè questa preparazione che tu fai per diventare un attore, tra l'altro con dei nomi straordinari, Dominique De Fazio, per esempio, no? Quindi il metodo, l'Acto Studio, ma soprattutto Mira Rostova. Ecco, Mira Rostova è stata l'insegnante di Montgomery Clift, tanto per dire, no? Poi dopo molti anni ha insegnato anche a Madonna, magari con risultati non all'altezza di Montgomery Clift, però insomma parliamo, come dire, del... Poi mi sembra anche con un attore tedesco, Michael Abeck, che poi tu ritrovi nel nome della rosa, attore straordinario, grandissimo il personaggio che interpreta nel nome della rosa. Quindi Urs entra nel cinema, come dire, anche attraverso degli autori italiani molto colti, molto raffinati, per esempio Giuseppe Fina, questo film per la televisione Progetto di vita, e poi naturalmente Liliana Cavani con un film che si chiama Oltre la porta, tu hai una sequenza con Tom Berenger e Eleonora Giorgi, poi Tom Berenger dopo qualche anno avrebbe fatto Platoon, no? Quindi insomma un grande attore di quel momento. E poi c'è un film per me straordinario come Quartetto Basileus. Tu fai questo ragazzo, diciamo, di vita, no? Si direbbe in senso pasoliniano, che accompagna uno dei protagonisti, interpretato da Michel Vitol, uno dei musicisti di questo Quartetto Basileus, in una pensione, no? Quindi c'è tutta un'allusione, no, a questo contesto in cui vive questo protagonista. Quindi, come dire, un cinema d'autore, no? Un cinema molto ricercato, molto colto, molto raffinato, ma nello stesso tempo, e questo è la testimonianza della tua versatilità, anche intelligenza di attore, fai anche un cinema popolare. Io voglio citare per esempio un film di un regista che si chiamava Ferdinando Baldi, che nell'ambiente del cinema si chiamava Il Professore. Ecco, Ferdinando Baldi ti dirige in un film che si chiama War Bus. Questo War Bus è un film di guerra, no? È quello che all'epoca veniva definito il Vietnam Movie. In realtà War Bus è una storia alla Ombre Rosse, è praticamente un adattamento in chiave bellica di Stagecoach di John Ford, perché invece della diligenza c'è uno scuola bus che deve attraversare, no, questi territori, come dire, infestati dai nemici, e Urs interpreta in chiave drammatica ma con degli aspetti anche di sensibilità. Per esempio, a un certo punto il tuo personaggio si innamora, no, di una ragazza che è in questo scuola bus, non è solamente un uomo violento, un marine preparato alla guerra, ma è anche qualcuno che sa amare, che sa prendersi cura del prossimo. Ecco, un personaggio che tu, come dire, tratti con grande umanità. E quindi in quegli anni c'è L'allenatore nel pallone, prima lo citavamo, Arrapao, cioè c'è un cinema popolare, però c'è anche un cinema, appunto, da esportazione. War Bus in realtà viene venduto in tutto il mondo, cioè War Bus ancora oggi viene continuamente riproposto in home video, in Blu-ray, come anche un altro film che si chiama I predatori dell'anno Mega, questo film di David Wirth, no? Dove tu fai un mercenario e dove hai delle scene, tra l'altro, con Daniel Stephen, no? Che poi ritrovi anche in War Bus, e con
un'amica che è Geretta, che poi ti dirigerà in un film che si chiama Sweetie Cakes, che è un film del 2001 che io sto cercando da anni, ho scritto a Geretta, mi ha detto che adesso uscirà finalmente in home video. Quindi, come dire, una filmografia, questo è il cinema, perché poi c'è la televisione con Dino Risi e La vita continua. In televisione interpreti un personaggio anche lì molto sfaccettato, che è questo... di questo agente di polizia africano che arriva in Italia per cercare il figlio. Questo film per la televisione si chiama Il commissario, di Alessandro Capone, dove il commissario è Massimo D'Apporto. Anche lì tu fai un personaggio, come dire, pieno di sfaccettature, che alla fine in realtà si scopre anche diverso da quello che noi abbiamo pensato fosse all'inizio della storia, no? Cioè, quindi questa capacità che tu indubbiamente hai di trasformare il personaggio nel corso del film ti rende appunto quell'attore colto e preparato che indubbiamente dimostrano anche queste tue, come dire, straordinarie figure di maestri come Mira Rostova, Dominique Di Fazio e Michael Habeck. Allora partiamo, come dire, con una prima domanda. Il film della Vermeuller, cioè tu in qualche modo vieni avvicinato da Lina Vermeuller, ma non hai pregresse, no? Non hai precedenti esperienze di attore. Come ti avvicina, come ti sceglie Lina Vermeuller? Sì, io ho abitato una bella casa a New York, dove anche abitato Beckenbauer, Nureyev, e Pavarotti, è tutto lo stesso. Un giorno io sai a Lopi e una signora che io non conosco è venuta a me, guarda me e ha detto: lei sei un attore? Io gli dico: no, io non sei un attore. E dico: sì, lei sei un attore. Ho detto: no signora, sono un modello. Lei ha detto: no, lei sei un attore. So, dopo io dico a lei: ma chi è lei signora? Lei ha detto: Lina Vermeuller. E dopo io ho capito da di vostra Lina Vermeuller, e grazie a Lina Vermeuller lei ha portato me veramente, come tu hai detto, a Roma. E dopo io ho detto, quando io arrivato al Cinecittà, il co-director ha detto a me: senti, che film fatto? Gli ho detto: io mai fatto un film, sono un modello. Dopo lui ha detto: ma tu lo so, ma tu lo sai, c'è una parte molto importante. Tu sei un manager, un agent. Gli ho detto: no. Dopo lui ha chiamato un agente da Roma per fare un contratto. E l'altro giorno io ho incontrato con Lina, ho detto: ma senti Lina, tu sei sicura per me per fare questa parte? E lei ha detto a me: sì, perché no? Ma io mai fatto un lavorato di un attore, no? Lei ha detto: senti ragazzo, io sono il generale, io fai di ridere, io fai di piangere, e trust me, quando io dico a te, tu sei un attore, tu sei un attore, non preoccupare. E così, grazie di lei, io ho arrivato a Roma. E dopo Banco Ambrosiano e Gomo e tutti quelli grandi banchi hanno perso i soldi, dopo non ho mai fatto il film. Ma prima, dopo 3 mesi, lei ha chiamato e mi ha detto: senti, forse tutto va bene, attento, forse a un 6 altri mesi. Noi facciamo il film. E questo è stato per me l'opportunità, perché ce l'hai un appartamento a Roma. E cominciato per fare piccola parte, no? Ma io veramente, scusa, ho capito un cazzo. Cosa tu prima hai detto di Michel Lidolt? Sì. Forse il terzo film. Quartetto Basileus. Sì, io ho parlato con Michel fuori, tutti noi fumano. Noi parlato e dopo, quando noi fatto la prima posa, io ho entrato, come tu hai detto, a questa scuola, e Michel è così o meno,
Pronto, camera, e dopo lui fa. E io ho detto, Michel, è tutto va bene? E dopo Fabio dice, ma che cazzo fai? E Michel ha detto, mi senti Urs, io sono in my character, it's my character, capito? È il tuo personaggio, quello è il personaggio. È il tuo personaggio, deve... personaggio. E io ho pensato, e lui è male, e questo è un momento molto importante nella mia vita dell'attore, no? I was so ashamed. Mi vergognavo tanto. Che fai? A questa sera io ho telefonato al mio agente Fernando Piazza a Roma e ho detto, senti Fernando, io non un attore, solamente un faccio bello, no? Dopo lui ha detto, quelli è stato contento con te, ma io c'è una soluzione, tu vado per 3 mesi all'Actor Studio con Dominic De Fazio, no? E così io ho cominciato to learn il lavoro di attore. E qualche momento io sempre penso, forse è meglio, non lo so, con grande Sophia Loren, I could have been her lover, perché a questo momento non ho capito niente. Sì, tra l'altro, quando lì vieni così a me. Tra l'altro tu effettivamente inizi con delle piccole parti. Io per esempio ricordo un film di Lucio Fulci, che era un regista molto... Il film si chiamava Lo squartatore di New York. Tra l'altro la tua scena era anche abbastanza, come dire, impegnativa. Tu eri con un'attrice che si chiamava Zora Kerova. Ricordi questa attrice bionda, no? E voi eravate... Sex worker. Esatto, eravate una sorta di live show, no? Sessuale, in un ambiente che è una sorta di teatro, e quindi inizi subito, come dire, cioè ti metti subito a nudo nel cinema, caro Urs, perché lì non potevi fare altrimenti. Tra l'altro il ruolo che interpreti in Oltre la Porta non è tanto diverso, no? Perché anche lì poi ti ritrovi in un ambiente, no? Ad avere un atto sessuale poi davanti ad altre persone, quindi, come dire, hai subito un battesimo di fuoco nel cinema. E poi, certo, poi nel momento in cui diventi un attore colto, diventi un attore preparato, hai un agente, tu racconti, è molto divertente perché tu ricordi il tuo agente, che è Fernando Piazza, no? Fernando Piazza, che era stato un attore lui stesso negli anni 60, no? Quando nei film italiani serviva, non so, un africano, serviva qualche figura, veniva chiamato Fernando Piazza, perché la storia incredibile è che poi Fernando Piazza era nero e tu stesso non ti aspettavi, no, che il tuo agente con un nome italiano fosse nero, come lui non si aspettava che uno svizzero fosse a sua volta nero. E questa la trovo anche una storia molto bella, molto straordinaria, perché racconta, come dire, anche probabilmente una sintonia che si è creata tra voi subito, no? Cioè poi naturalmente nella carriera di un attore è importante la figura di un agente, no? Di qualcuno comunque che ti promuove in un mondo così competitivo come quello del cinema. E poi arriviamo all'allenatore del pallone. Tu racconti per esempio questo provino molto particolare, come si dice in italiano, sui generis, perché Sergio Martino, no, vuole sapere se effettivamente vai bene, no, come personaggio, hai le physique du role, però come poi ti sceglie, cioè qual è praticamente quello che lo convince a sceglierti per il ruolo? Cos'è che lo convince, no? Tu fai un provino, giusto? Sì, perché quando noi incontrato il suo ufficio la prima volta, non lui guarda me e ha detto, mi senti, io lavoro a questo nuovo film, ma questo film è tutto di calcio, 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 calcio. E posso per te per giocare il calcio, no? Io ho detto, sì signore, certo io giocare il calcio. E dopo lui ha detto, ah, tu come tutti gli attori, no? Quando vuoi fai un provino, per voi è possibile per fare tutto. E a questo tempo io chiamo lui signore, e dopo ho detto, no, Sergio, io veramente ho giocato, perché ho giocato anche con
con FT Zurigo professionista, ma dopo c'è ricevuto un incidente brutto, è vero? E io ho visto un pallone all'angolo, su ufficio. È andato a prendere il pallone e ho fatto un po' cionglare così. Sergio ride e veramente giocare. Penso io ho trovato Aristotele. So, grazie Sergio Martino. So, Sergio ha trovato me per il film. Io ancora molto contento. E lo sai anche perché io penso questo film per mia vita privato, personalmente, è molto importante. Perché con Zurigo, con 20 anni, c'è un talento, no? E ricevuto questo sogno, mio grande sogno per giocare calcio come un professionista. E quando mia carriera è rovinata, io piangere, tutto, sono triste, no? E così per tanto tempo. Ma 10 anni dopo, quando Sergio offerta me questa parte, per me è stato possibile tutte emozioni come un attore per fare come un grande giocatore. So, per me privatamente quella parte è stata molto molto bello, molto importante, perché è chiudo come 360 gradi una parte della mia vita. Hai capito? Sì, sì, tu hai chiuso, come dire, il cerchio, no? Cioè quello che ti eri ripromesso, sì, perché, in qualche modo l'hai fatto. Perché io vorrei sempre giocare come Pelé, ma dopo con Zurigo non è stato possibile. Ma dopo, 10 anni dopo, quando se necessario per trovare altro lavoro per me, quando Sergio offertami questo ruolo, tutti questi emozioni vere, se è possibile per me, per fare con un attore, no? And like this, I had like, it closed my life, it was a circle. Sì, sì, un cerchio che si chiude proprio. Adesso con calcio niente mancano a me. Perché prima del film ho sempre pensato, questo incidente è così, bad luck. Ma dopo questo film, I found freedom with my heart. Ho ritrovato la libertà nel cuore, cioè, nel cuore. Tra l'altro, nella tua filmografia, Fabio, sì, forse Leonardo vuole chiedere qualcosa proprio su questo tema. Dopo? Ok. Dopo. No, volevo solo così, per anche fare una panoramica sulla tua che ricchissima filmografia, volevo anche ricordare come tu sei stato anche un corteggiatore sullo schermo di Virnalisi, no? In una serie molto famosa che si chiamava Il bello delle donne. Tu sei il padre del piccolo Bodes, no? Che è questo bambino con cui va a vivere la contessa interpretata da Virnalisi. Tra l'altro anche lì è interessante perché c'è il razzismo, no? A un certo punto questo bambino Bodes viene fatto oggetto di una discriminazione, no? Di una violenza proprio, gli viene sembra pitturata la faccia, no? Quindi anche in questo contesto comunque ritorna questa tematica del razzismo. E poi tu appunto hai fatto, per esempio, sei tornata a lavorare con Lino Banfi anche in televisione, perché io ricordo questa figura del diplomatico George Roswell nel Medico in Famiglia, no? Cioè che tu sei il padre di Lele Junior, che ritorni, no? Un po' a mettere così un po' di confusione nella famiglia allargata di Lino Banfi. Ma poi in realtà tu poi sei presente anche in serie televisive tedesche che anche in Italia hanno avuto un notevole successo, no? Per esempio la serie che noi chiamiamo Un ciclone in convento, no? Questo Himmelwillen, scusa il mio tedesco, no? Ecco, dove tu interpreti questo coreografo che è patron di una compagnia di danza. E poi questa altra serie che si chiama Das Traumschiff, che è la nave dei sogni, dove sei un medico in un'ambientazione
esotica, ma veramente non si finirebbe mai di citare i film, i titoli interessanti che ha interpretato URSS. Io ricordo per esempio anche un film che in Italia purtroppo non è arrivato, che si chiama Il martirio di San Sebastiano, del regista Petr Weigl. Tu fai un arciere, è un film con Michael Biehn. Sì. Un film dell'84. Arrivato in Italia. Mai. No. Ma noi ci girato quello 40 anni fa. Sì, è nell'84. Il mio primo film, io penso. Il secondo. Tu facevi uno degli arcieri, no? Diciamo, sì. Uno degli amici di San Sebastiano. Chief Archer. Il capo arciere, sì, che poi assiste poi anche alla morte, no? C'è il finale di San Sebastiano che viene naturalmente, come noto, infilzato dalle frecce. Ed è un bellissimo film. Ecco, sì. quello è, come dire, quello che noi chiamiamo anche un film d'arte, no? Un film sperimentale. Ecco, cioè voglio dire, tu nella tua filmografia hai televisione, cinema popolare, cinema commerciale, cinema di caratura internazionale, film d'autore, film divertenti, commedie, film drammatici. Ecco, per dire come effettivamente sei un attore completo, versatile, che veramente riesce a passare anche dalla commedia al dramma. E questo io credo si veda per esempio già nell'Allenatore del pallone, dove comunque il tuo personaggio ha dentro, no, a un certo punto devi anche coltivare questa saudagi, no, questa nostalgia, e poi sei oggetto comunque anche nel film di una discriminazione razziale, nessuno vuole dormire con Ari. Allora voglio dire che anche con la leggerezza, con il sorriso, si possono trasmettere comunque, forse arrivano anche di più, certi contenuti importanti, no, dal punto di vista sociale e civile. E non so se Leonardo poi voleva fare una domanda sempre al riguardo a URSS. Leonardo, hai il microfono spento. Sì. Sì. No, dicevo, grazie Fabio, mi leggo a quello che stavi dicendo, perché L'allenatore del pallone è senza dubbio un film sul calcio, ma poi ha tanti altri messaggi e contenuti. Uno di questi credo che sia un messaggio di lealtà. Ecco perché dicevo che Aristotele è in qualche maniera un modello, e un modello desiderato da tanti tifosi, no? Quindi al di là dei piccoli accordi a perdere, eccetera, Aristotele è quello che determina la vittoria andando contro tutto e tutti. Però questo libro, dicevo prima, è un libro profondo, non è il libro di Aristotele, è il libro di URSS, racconta la vita di URSS, che ci dice fin dall'inizio di essere un bambino di colore nella Svizzera prevalentemente cattolica, ma lui è di religione protestante. Poi dopo, al di là dell'esperienza della religione protestante, emergerà a tratti l'esoterismo, lo yoga, la propensione per il buddismo. Prima, quando hai raccontato la tua bella testimonianza, hai più volte ringraziato Dio e alzato le mani al cielo. Allora, questo è un libro intimo. Io ti chiedo un passo ulteriore: il tuo rapporto con il divino, con il trascendente, con l'idea, con Dio e con l'idea di Dio. Non hai capito veramente la domanda? Il tuo rapporto con la religione e con Dio, qual è stato e qual è? Sì, sì, è vero, perché come tu hai detto, noi ho cresciuto come un protestante, un villaggio cattolica, ma Dio è stato per me sempre importante. Quando io ho arrivato a New York, con la droga ho perso un po', no? Ma Dio ha aiutato me. E quando io ho fatto quel 3 mesi a Roma con Dominique De Fazio, è stata una ragazza, lei è molto bella e lei ha una presenza incredibile, e Greta Kaufmann, e di madre. Greta, senti Greta, chi sei te? Io mai visto quella purità, no? Dell'interno. E lei ha parlato del Siddha Yoga. E io ho andato, ho pensato, quelli da meditazione e così, no? E così sono cominciato con la meditazione,
E quando io anche una regalla incontrato con quel guru mai, con il guru del quelle sita yoga, c'è una tradizione di 10.000 top di 10.000 a New York. Lei ha detto a me, io ti mando per venire, c'era una volta a India, e il guru ha detto a me, senti, perché tu penso tu sei nato in Europea, a Svizzera? E tutto che per me è possibile per dire te, quando tu fai meditazione, tu trova tu lo stesso e dentro, no? E questo il Dio dentro di te. E non è necessario per cambiare del cattolico protestante per to become a Sita. E così io ho capito tanto, no? E anche dopo tanti anni ho meditato ogni giorno 2-3 ore, ma adesso no, perché dopo questo anche lo so se è possibile per andare al mare o alla montagna, e quando tu e sempre quei momenti when you become one with the universe, no? Diventi uno anche, con l'universo. Sì, quando tu sei unico è con tutto, no? Io penso per me questo cioè, relazioni è con il Dio, e per questo io anche piacere il lavoro del attore, no? Perché come dici in Italia, quando tu lavori di un attore e quei momenti che tu sei molto vero, quando tu trovi questo momento where you fly, when you're one with everything, questo è una cosa incredibile. Forse io sempre dico a persone quando mi non capito, io sempre dico, senti, tu hai fatto sesso a due vite, eh? Tu dico a me, sì, hai detto, e tu hai fatto l'amore, sì. E così io ho capito oneness, perché quando noi facciamo sesso, noi viene insieme, è molto bello per un secondo e dopo tu fai così. E basta, è finito. Ma quando tu fai amore con una persona e noi vieni insieme per tanti momenti, tu perso tutto e penso tu sei parte dell'universo, e questo per me è it's the true love, il vero amore. Sì, e questo anche quando tu e questo c'è un livello, questo momento dove tu sei unico con, tu penso con tutto l'universo, no? Io penso anche quando tu sei un bravo calciatore o anche un bambino, tu fai un gol e tu fai così, a questo momento tu penso di niente, tu sei così contento, no? E questi momenti e i momenti veri, io penso tutti gli artisti. Con Baldi, che tu hai detto prima, Fabio, per me lui è stato una grande persona. Io ho parlato al set quando noi abbiamo girato Borbos, c'è una scena dove quel ragazzo viene, no? Io prendo il capone e fai così, e questo è non stato scritto al copione, e io ho pensato, lui vorrei io fai questo adesso. Dopo la scena io andato a lui e gli mando, lui senti, c'è una cosa strana oggi, no? Quando io ho parlato con la ragazza e ritornato, io state sicuro, io lo so, ora fai questo e questo e questo. E dopo lui ride e detto sì, e questa è la verità. Tu hai trovato una cosa, è molto bello, ma pochi noi attori trovi questi momenti where you're one with the universe, no?
questo this is a difficulty, la difficoltà per fare il lavoro a questo livello. Io ho ricevuto poche volte così, e quei momenti incredibili. Io penso, per me è sempre, penso Marlon Brando, io penso lui, per me è l'unico che io conosco, io penso lui sempre a questa altezza. Do it make sense? Assolutamente. Anche forse Maradona o Pelé, no? Quando dico, ah, quelli giocano come in Dio, no? E in questi momenti che tu non pensi niente, you're in a flow. E questo, per me, io penso questo è il flow del Dio, no? Il flusso. Flusso di Dio. Urs, prima naturalmente, poi tra poco magari ci lasceremo, però prima di questa diretta noi parlavamo anche del nome della rosa, no? Quindi stavamo parlando anche di due grandi attori, anche diversi tra loro, no? Il divo 007, Sean Connery e Murray Abrams, che tu incontri in questo set incredibile del nome della rosa, no? Di Jean-Jacques Annaud. Ecco, come ricordi questa esperienza che tu racconti nel libro e che indubbiamente è stata una delle più significative della tua vita di artista, indubbiamente? Sì, c'è anche un'esperienza incredibile per 4 mesi per lavoro con quelli belli, grandi personaggi. Noi siamo stati giovani, tutti stati famosi, ma io domando a Jean-Jacques Annaud per vedere una scena molto importante della Murray Abraham di Sean Connery. E 2 o 3 mesi tutti l'Oscar per Amadeus. E a questo tempo, 85, io penso, per me è stato Connery 007. E io ho pensato, ok, vorrei vedere quella scena. Adesso io vedo un vero attore, come Murray Abraham. Alla fine della scena, è stata una scena dove Murray dica a lui io non lo... and I want to burn you, something like that. Molto emozionato e drammatico. E Sean resta così, guarda la camera, una aura, una presenza incredibile. È stato così. Ha detto, oh, adesso viene il grande Murray Abraham. Dopo Murray viene, all'alto, guarda su gli occhi. E in questo momento lui ha perso tutto il testo. Calma. E dopo lui scrive, keep the fucking camera rolling. E so, oh, that's a great actor. Dopo lui cominciato di nuovo e la scena più grande, cosa io vuol dire in questo momento? Io lo so. What a great actor Sean Connery is. Che grandissimo attore. A sera, quando noi ho parlato, io ho detto questo a Jean-Jacques Annaud. E Jean-Jacques ha detto a me, certo, Jean è come un Rolls Royce. Lo fai così e lo fai una reazione. So questo e penso il nome della rosa, penso per scusa, e per tutti penso un'esperienza incredibile, no? Tanti attori così bravi, e noi anche io ho stato un mese con tutti in Germania e dopo un mese a Roma, una cosa molto bella. E anche quando noi fatto la forse anche quella è una bella storia. Quando noi al primo giorno è stata la press conference a questo Abbey in Germania, è stato come un U, eh? Tutti gli attori sedono qui, io è così, io qui e qui è 3 seats empty per Jean, per Jean-Jacques e Murray. Tutta la stampa del mondo è stata dentro, noi sedono porta aperto
e tutti e tre entra al the room insieme. E in questo momento io solamente visto John Connery. Lui una presenza di prende all the room. E a questo tempo io stato con molte famose persone insieme, no? World famous people. Io mai visto una presenza di John Connery. E quelli vedono forse 30 metri alla fine della tavola, tutta la stampa free, John. E a questo momento io ho capito di un attore giovane la differenza di un grande star come Abraham e un world star. Questo è un momento veramente incredibile. Insomma, Sean Connery riempiva la stanza, era come dire, tutti gli occhi erano su di lui, era il vivo. Francesco, esiste persone così, no? Quando quelli entra una stanza. Sì, è il carisma, no? Quello che chiamiamo anche carisma, cioè quell'aura, quell'alone che hanno le persone anche di fortissima personalità, no? Che hanno proprio questa... E dopo, quando io ho lavorato indirettamente con Joe, forse i due o tre stagioni dove io no? Sì. Ma parlato tanto così, e dopo al film io ho capito, lui sai, un attore incredibile, grande, perché a questo tempo 85 tutti quelli belli film lui fatto dopo, no? Dopo il nome della Rosa. È vero, sì. No? Quando lui invitato me alla scena, perché è stato così corretto, no? Corretto, dico no, non voglio tu invitarmi, no? Gli ho detto sì, e al cenno io ho detto lui. Ha detto senti John, se è necessario io cambiare naturalmente, prima io ho pensato tu sei solamente 0,0,0,7, adesso io lo sai, tu sei un grande attore, perché io non ho capito niente. Lui ride e dice sì, è vero. E dopo io ho capito lui ha fatto veramente il carattere di James Bond, no? Perché io stato così nuovo a questo metier del cinema. Prima è stata tutta moda, io non lo so tutte queste cose. Sì, tra l'altro la tua morte nel film, tu la racconti anche nel libro, no? La morte che tu fai nel Nome della Rosa, è anche quello un capitolo, come dire, molto interessante, non so se la vuoi ricordare o non so se Francesco poi voleva porti una domanda ulteriore. Io la mia domanda in realtà aveva a che fare un po' con la premessa che avevo fatto, perché è un argomento secondo me uno dei più importanti del libro e che non abbiamo toccato. Il colore della tua pelle ha sicuramente condizionato una parte della tua esistenza da bambino in Svizzera e poi in certi luoghi del mondo. Vuoi spiegare come hai affrontato il razzismo, specialmente in Svizzera da bambino e in Sudafrica in particolare? Prima, c'è una cosa incredibile, perché come voi avete detto prima, mia mamma è stata veramente una signora, una donna molto forte. Al nostro piccolo villaggio tutti conoscono noi, no? Anche quando a scuola noi siamo stati solamente due protestanti e tutti gli altri è stato cattolici, ma da un bambino io mai incontrato a Svizzera della montagna veramente con il razzismo. Io penso perché tutta mia famiglia è stata bianca, no? Io ho parlato perfettamente il dialetto, mio grandpapà svizzero è andato con me al Schwingfest, no? E tutte queste cose. E forse più importante, io è stato molto bravo a giocare il calcio. So, a scuola tutti vogliono me al team. So, alla squadra. Sì. E io ho mai incontrato veramente il razzismo di un bambino. The opposite, forse quelli è stato più perché è stato l'unico bambino nero
di colore a questo tempo, no? So, tutti vogliono me bene. Io penso la prima razzismo quando io dopo il calcio, perché mia vita è stata sempre un po' escluso, no? Perché con 17 anni sono ricevuto un contratto di Basilea e dopo con Zurigo. So, io andato su scuola per tutti, io stato sempre quello un talento di calcio, no? Io mai incontrato veramente come altri per andare al lavoro ogni giorno, anche quando io ho studiato. E così io privilegiato, penso privilegiato, no? Privilegiato, sì. È privilegiato. Dopo l'incidente con Zurigo, io ho pensato, ok, io vorrei fare forse adesso, perché ho studiato business e finito quello. Dopo io ho pensato, io vorrei fare attore. Sono andato alla scuola di Accademia a Zurigo, di attori, ho preparato un testo e il signore ha detto a me, no, lei non è male, ma per noi al teatro tedesco noi non c'è veramente parte per una persona di colore. Io non, quelli non accettano a me, no? Dopo esattamente questo tempo io ho ricevuto un'offerta per fare una sfilata e dopo tutto e gente ha detto, ah, tu hai fatto questo molto bene, no? Io non ho capito, tu fai soldi con un modello. Ma quando io vorrei trovare un'agenzia a Zurigo, tutti hanno detto, no, noi prendono te, ma noi non penso tu sei un grande successo, perché nessuno voglio uomini di calore, tu non metti un catalogo con neri, forse un felato così, no? E questa è la prima volta che io veramente sono stato in contatto con il razzismo. E io andato su a mia mamma e ho detto, ma senti mamma, quando io biondo, tutti dicono a me, io fai tutto bravo per un modello, noi è stato 19 anni, io vorrei provare. E dopo lei ha detto, sì, sono io andato, cercato tutti i magazzini e visto l'unico grande stilista a questo tempo è stati quelli francesi come Yves Saint Laurent e così, no? Così ho andato a Parigi e grazie a Dio il primo lavoro è stato con Yves Saint Laurent e ricevuto dopo in un contratto in America. Quando io sono andato in America, perché in America quelli dicono, no, sei grande. Il razzismo in America è come un virus, no? Virus, tu non vede. E quando mi esiste. In America io la prima volta lo so, anche quando mio vita è stato privilegiato, se io nero, no? In America se è necessario per me per capire. Io non solamente il URS della Svizzera, io il nero URS della Svizzera. Io scrivo questo libro per ricevere una work permit, tutte queste cose, no? E anche, forse anche Lina Wertmüller ha detto me quando noi incontrato, lei ha detto, ma forse cioè non è difficile per lavori con un ragazzo di colore. Detto, no, no, io sono molto famoso, lavoro molto bene, no? E lei ha detto a me, ma Urs, tu non penso c'è razzismo? Io ho detto, no, no, tutti piacciono a me, no? A questo tempo è stato giovane, non hai capito, io sai l'eccezione dei ragazzi che veramente lavorano bene. E Lina ha detto a me, ma strano, perché io guardo, vede pubblicità, forse per la sigaretta, solo persone bianche. Quando io vado fuori i miei oggetti, io vedo solamente la stessa pubblicità con persone di colore.
e asiati e latini. E subito dopo ho ricevuto per una offerta per fare una grande campagna per un vodka. E io stato molto contento, ho pensato, ok, fai tanto soldi. E gli altri modelli sono stati tutti amici di me. So quelli ricevuto 10 o 15 volte di più soldi di mio, non lo stesso, perciò non lo stesso, ma in America il grande posto del POS a questo tempo, you were, I have to say that in English, you were paid by location. Per posti. So, perché io stato rappresentato il ragazzo per il neri, mio billboard è stato solamente a regioni di neri, no? Il bianchi tutti, e così quelli hanno fatto 10 o 15 volte di più. Quindi ho detto a mia gente, io non fai. Per questo è non, it's how the place, the advertising, you know, the billboard. And like that, I understood il razzismo. Un grande fotografo italiano, anche Rizzo, uno dei miei primi shooting, come in Europa noi lavorato bianchi neri insieme. Noi fatto per Bright Magazine, Like Your Marriage, è stato una ragazza bianca, una ragazza nera, o un ragazzo bianco, io, di colore. So, noi ridono, noi facciamo jokes, e quando è entrato sul set, io ho pensato, niente, prende la prima ragazza, è stata la bianca, ma non pensate niente, a mio, no? E così. Alberto Rizzo ride, ha detto, senti, noi non a Milano, noi a New York. E guardo lui, ma mi ha detto, vada a tua ragazza. So I only was allowed to be photographed with the black girl. Era autorizzato soltanto a rifare la foto con la ragazza nera e non quella bianca. Che è lo stesso, è allo stesso è shooting. E così io ho visto c'è razzismo, no? E dopo Sudafrica, io sono stato invitato dell'agenzia Elite, perché dopo, quando ti ho aperto, quelli vogliono invitare me e Iman, la grande Iman, per aiutare tutti gli indossatori e modelli di neri in Sudafrica, no? A questo tempo io ho abitato a Roma e ho cominciato così, entrato con tutto il mio luggage e tutti i Louis Vuitton, ma perché dopo è stato... io vorrei andare per un mese, è stata l'invitazione, io ho comprato solamente un one-way ticket, perché non lo so, sono ritorno a Roma o vado a Parigi per fare il sfilate, la prêt-à-porter. Quando io arrivato, io vedo questo dogma, questo biondo con capelli corti, lui guarda me e io lo so, immediatamente, lui non piace meno. Lui ha detto, vostro biglietto, one way ticket. Io ho detto, sì, è perché non lo so, io ritorno a Roma o Parigi. Ma cosa tu fai a Roma? Io ho detto, io abito a Roma. Ah, tu abito a Roma. E vorrei entrare in nostro paese con un ticket one way. Per fare una lunga storia, lui vorrei, you want to send me back. Ti voleva spedire indietro. No. Lui aspetta, io ho aspettato per un'ora a questo dogane e dopo un'ora lui è venuto con due altri ragazzi, ridono, no? Ridere e dice, quello qui, lui prende il prossimo aereo da Roma. Perché lui vorrei entrare nel nostro paese per vivere, no? È come un immigrante. So I was freaking, I said, ma tu sei matto?
perché tu penso io venire qui a vostro paese, tutti i razzisti, per vivere, no, fatto così, io solamente stato invitato dal più grande agenzia. Tu ritorno e dopo un'altra persona ha detto, ok, tu hai soldi? Hai soldi in mia banca carta del Credit Suisse, no? Non conosco quello. So, dopo ho detto, oh, cazzo, dopo ho detto, ma mia agente, Benny Bowden, il proprietario dell'Elite, lei aspettare me all'aeroporto. Dopo ho sentito, signora Bowden, vieni. Lei, quelli conoscono her American Express card, lei ha scritto, lei fai pagare tutto per me, è stato possibile per me entrare, no? Ma forse un'altra cosa che è stata molto, la prima weekend io vorrei andare per vedere la gita, è venuto il momento per fare un pipì. Io cerco con disperazione un posto per fare, no? E visto un bello rinnovato mezze, una casa di mezze, e dopo stato e tre porti, una estate per white only, Asians and mixed, e solamente nero. E io ho pensato, ok, dove entra? E io è entrato in quelli posto per solamente neri, no? Io fai la pizza e dopo io penso, Urso, sei così fortunato, Svizzera, quando io nato qui a questo paese razzismo, siete non possibile per me per cercare la toiletta chi tiene me. Una cosa forte, no? Anche a questo tempo io ho fatto fotografato la prima collezione di Calvin Klein per uomini. Io ho andato a un casting e tutto il mio libro è stato il GQ cover, tanti lavori di grandi attori, stilisti, e così anche di Calvin Klein. È stata una donna, un uomini veramente grasso, e c'è una fila di 300 persone, quando il Bianchi è entrato, quelli fatto così, ah, bello, bello, così, quando una ragazza di colore, un ragazzo di notte, e così. So, quando ho visto il mio libro, lui guarda tutte le fotografie, vede tutto, e dopo lui è venuto così a me e ha detto, ma senti, io piace come tu giocare questo, con tua gente, ma dimmi, da dove tu veramente venire? Lui thought I come from one of those outlands. He said, no, excuse me. I am who I am, you know? And then he said, okay, tu lavoro con noi. You're booked. And you know, he said, e lo sai, quando tu vieni con noi, se è possibile per te, per vivere allo stesso hotel, mangiare a tutto belli ristoranti come noi fai la tournée di Calvin Klein per 3 settimane, e io guardo lui e ho detto, sì, ma io non lavoro con lei. Ma che cazzo fai tu? What you think it's an honor for you? You are black, it's an honor for me to work for you. E io ho detto lui, senti, io cerco tutti i clienti che io vorrei lavoro per lei, io non lavoro, basta. E dopo questo giorno, così tanto così, io ho ritornato all'agenzia, chiamatemi agenti a Parigi e detto, senti,
get me the fuck out of here. Please excuse me the language. È stato, portatemi via da questo posto del... È stato un cose brutto. Ma lo sai, un altro per Sudafrica, se necessario per dire, io mai visto forse un paese bello così, no? Anche incontrato con centi che assolutamente non è razzismo, razzisti, ma è stato duro, 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 duro. So io non ho finito il contratto dopo 3 settimane, ho detto, non è la forza, no? E quando è ritornato a Parigi, ho visto tutti quelli persone, tutti i calori, no? I could breathe. E così. Ma penso quando anche così, io penso, per me è stato sempre necessario per to travel, per trovare il lavoro. Lo sai, perché così ho cominciato prima. Io vorrei la stessa opportunità come i miei amici bianchi, ma per me è stato necessario per andare a Parigi, perché quelli stilisti lavorato con persone di calore, perché c'è anche un market. E quando io ho fatto questo a Parigi con successo, io lo so se è necessario per me per andare a New York, perché a questi tempi New York è stato l'unico paese dell'America che tutti i cataloghi, tutte pubblicità fare per tutti i calori, no? Forse per questo io sempre andato fuori, fatto viaggi per trovare il mio sogno. E per questo sono grazie. I'm grateful for that. You understand what I want to say? So in order for me to really work my dream, to work as an actor, to work as a model first, I had to leave Switzerland. I had to go to find the work where work existed for a person of color. And thanks God, I was lucky. You know, for example, quando io ho abitato a Roma e ho vissuto a Roma, no? Ma come voi sentite in italiano, non molto buono. Ma io penso per ogni attore, anche in Italia, se necessario, per fare anche teatro. No? Perché forse tu hai un tempo, forse tu fai tanti cinema, ma quando tu vorrai fare quello lavoro, normale, se necessario per fare tutto, no? Per lavoro al teatro, e quando tu sei lucky, tu ricevi parti alla televisione, parti al cinema. E io sempre lo so quando, perché ho fatto Arpao, Vorbas, tutte quelle cose, a un anno, e questo è stato per me la possibilità per ritornare a New York. Ma the reason was, I knew I was, lo so, sono stato molto fortunato per ricevere a 2 anni tutti 10 film, una cosa così, o 8 film in Italia, ma per vivere sempre, mio italiano non è stato così buono per anche fare teatro. Per questo tutta la mia vita, se è necessario, per vivere a Parigi, a New York, a Milano, io sempre andato a queste città dove è lavoro per me, no? Forse questo è una storia, ma tante persone fanno questo. Per questo è stato per me anche importante quando io ho scritto il libro, per to be honest, to be transparent, no? Per parlare di buone cose, ma anche di male cose. Perché tante persone, io penso, a tutto il mondo, to have to fight every day,
no? Perché anche tutti quelli protesti adesso in America, Black Lives Matter, per me personalmente è stata la prima volta molto contenta, perché se non solamente persone di colore, tanti bianchi, tutta la società di non privilegiato come noi, andato a strada, perché quelli giovani generazioni lo so, finalmente lo so, e non importante tu sei nero, bianco, così, quanto tu non, if you don't belong to the upper class, non appartieni alla classe privilegiata, difficile per trovare un lavoro, no? E questo per me è la grande rivoluzione, e io guardo per vedere, perché tante persone non ricevono la possibilità per lavoro, anche qui in Europa, no? E questo per me questo è sempre una cosa sad, you know, it makes me sad. Ti fa niente, ti intristisce. Sì, sì. Vabbè, per concludere, comunque da quest'ultima riflessione si capisce come l'umanità, la profondità, la sensibilità di Urs e del suo libro. Abbiamo toccato tantissimi temi, dal cinema, al calcio, la moda, ma anche la droga, il razzismo, la spiritualità. Quindi è veramente un libro profondo, un libro che fa riflettere e trasmette qualcosa. E c'è una frase che... posso dire qualcosa? Ma sì. Di razzismo penso anche importante, no? Quando ero ritornato in Svizzera, l'ultimo 10 anni, io stato 2 volte a strada dalle neonazis. Sì. Sì, mai ancora, non in Italia, non a Parigi, ma a Svizzera è la prima volta, solamente perché io faccio stato tante volte al giornale, no? Quando io stato on the floor. E I was screaming, fuck you, broke my leg. No? E cazzo, tu hai fatto mio gambo, no? Uno dei neonazi guarda e ha detto, cazzo è quello della stampa. E dopo quelli andate via. E dopo persone trovato, ma è stato un mese all'ospitale, no? E dopo 10 anni anche. E io penso, il secondo tempo, penso forse è stato on the wrong moment, on the wrong place, ma immagine, queste cose succedono ogni giorno a tutto il mondo, no? E questo è una cosa, io penso incredibile. So, per ritorno, Francesco, la tua prima questione, dove tu trovato veramente il razzismo a Svizzera, ho mai trovato, perché la mia vita è sempre stato privilegiato, ma dopo 10 anni io sono stato 2 volte all'ospitale, non posso per parlare niente, anche questo è brutto, no? Ma questo succede ogni giorno a tante persone, a tutto il mondo, and I think it's time this has to stop. E proprio per questo bisogna anche continuare a combattere, a sensibilizzare sul tema. E c'è una frase, chiudiamo, in cui tu apri il libro e dici: non c'è niente di più bello nella vita del sentirsi uniti. Ecco, proprio per questo dobbiamo essere uniti, sia per, come oggi purtroppo non possiamo stare in presenza, però siamo uniti con la tecnologia, ma bisogna essere uniti come anche su tematiche importanti. Ringrazio Francesco Gatti e il posto che ci ha ospitato, ringrazio l'assessore Varasano e l'amministrazione comunale, ringrazio Fabio Meneri per i suoi consueti interessantissimi spunti cinematografici e soprattutto ringrazio Urs che ci ha regalato. Grazie veramente, è stato un privilegio, un onore. Grazie molto. Grazie Urs. Forse il prossimo anno viene, o forse noi facciamo un altro film. Io piace le tue idee, Fabio.
Allora l'aspetto per fare, quel film. Per fare il film. Noi ti aspettiamo a Perugia. Io vorrei ritorno in Italia per fare il cinema. Tutti quelli voi? Ciao a tutti. Grazie. Un abbraccio. Grazie. E da parte mia a Michele Marini che ha curato la regia. Giusto. Bravo. Grazie Michele. Ciao. Ciao.